Terza vittoria consecutiva per la Voluntas di Spoleto di Mister Negro, che è costretta a trasferirsi al blasone di Foligno a causa dell'indisponibilità del comunale, regola di misura anche il Petrignano. Il gol, che vale 3 punti preziosi, lo realizza De Costanza su calcio di rigore. Gli uomini di Mister Negro agganciano il Bestia in vetta alla classifica a quota 20 punti. La Voluntas parte subito forte in avanti e al quarto minuto Menchinella prova dal limite, il tiro è debole e Farabi blocca a terra. All'ottavo la cava calcia al volo su cross di Cota, ma il destro termina abbondantemente fuori. Il Petignano risponde al 20° con Martini, che dal vertice sinistro dell'area incrocia alto. Al 32° sono ancora i biancorossi di Mister Negro a provare l'affondo con Cardarelli, che dal limite calcia di destro, ma la palla sorvola la traversa. La prima azione pericolosa della ripresa arriva dopo 11 minuti di gioco ed è di marca ospite. Martini, al termine di un'azione insistita sulla destra, si accentra e calcia, ma il tiro termina fuori. La Voluntas risponde al 15° su angolo con Menchinella, che sul primo palo devia di testa di poco al lato. Al 30° Ascani atterra in area De Costanzo. Per l'arbitro è rigore, sul dischetto va lo stesso De Costanzo, che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Il Petrignano ci riprova al 42° con un tiro di Pier Gentili controllato a terra da Palanca. Nel finale è lo stesso Palanca a compiere il miracolo su Ciccioli. Finisce 1-0 per la Voluntas, che aggancia in vetta il Bastia. No, io sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, hanno dato il massimo e purtroppo il calcio è fatto che l'episodio del rigore sia stato un errore nostro, quindi bisogna accettarlo. Fa male, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi perché hanno giocato contro una forte squadra, una pretendente al titolo, e hanno tenuto testa senza timore reverenziale. Questo è tutto. Beh, molto importante, sì, perché comunque 3 punti che ci fanno arrivare prima in classifica dopo una lunga corsa, insomma abbiamo raggiunto il primo posto. Però a parte questo, la partita comunque è stata una bella partita, credo giocata bene anche dalla mia squadra, anche se forse con un pizzico di più di cattiveria agli ultimi 16 metri si poteva segnare un gol molto prima. Questa è una cosa che ho recriminato ai miei ragazzi. Poi per il resto, come impegno e come provare a giocare la palla, mi sono piaciute.